sober now. I can deal with the stress I get from going out. Going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. Buonasera, buonasera a tutti amici di Radio Carro. Finalmente ci siamo riusciti, anche con 4 minuti di ritardo dell'orario massimo, o 34 di minuti, dipende dai punti di vista, ma finalmente siamo riusciti ad essere in diretta. Dopo la bellezza di un mese e mezzo siamo di nuovo qui, e non credo che sia una diretta molto semplice, visto che i due impiastri, come li chiamo io, sono ancora di sopra che non dormono. Ragazzi, stasera non sono da solo, andiamo subito a salutare. Prima di tutto salutiamo Over. Over, ci sei? Sì, presente, presente. Ok, e poi diamo il benvenuto, il bentornato in realtà a Roby, che finalmente, dopo tanto, tanto mancare, finalmente qui. Ciao Roby! Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Spesso che non ci sentiamo, no? È un mese e mezzo, brutto lavativo, sei mancato un mese e mezzo, e sei mancato, devo dire, anche molto sorprendentemente, perché mi ha sorpreso tanto, anche a molti ascoltatori, perché effettivamente ci hanno domandato dove eri finito, se c'era ancora, se esisti, non esisti più, tutto quanto, una cosa che mi ha sorpreso, devo dirti la verità. Roby, racconta un po', che hai fatto tutto questo tempo, che hai combinato, cos'è accaduto di nuovo, perché mi sa che è accaduto una cosa da te particolarmente bella. Diciamo che ho avuto da fare a casa, mettiamola così, dai, non è questo il momento adatto, aspettiamo ancora un po', quando sarà il momento ve ne parlerò con calma, come si deve. Diciamo che ci sono tante bellissime novità nuove, un po' nuove, un po' più vecchie, ma diciamo che la mia vita è cambiata come il giorno e la notte, per l'ennesima volta, mettiamola così. Mm-hmm. Ma in meglio o in peggio? Questo almeno puoi dircelo. Vabbè, in meglio ovviamente, in meglio, certo. Ah, quando si va in meglio è sempre una cosa buona. Andiamo da te, Over. Oggi ci hai dato una notizia, sinceramente, in radio, che mi ha sorpreso molto, perché come ho detto mi è sembrata effettivamente un piccolo barlume di novità, un barlume di speranza, di ritornare un po' alla normalità, tanto cara a noi, che così, che ormai sta diventando quasi un ricordo sempre più sbiadito. In poche parole, ci dicevi che sei tornato ad allenare, che tornerai ad allenare. Ci racconti un po' com'è andata, come va? Domani sera si ritorna in campo. Come ho detto oggi, do una mano con i bambini più piccoli, perché io credo più in quei piccoli che nei grandi. Mi sono reso disponibile ad allenare, sono la categoria 2010-2011, e iniziamo con loro. Il presidente è, e gli do pienamente ragione, su questa linea di dare ampio spazio e più tempo ai più piccoli, invece per i ragazzi, con i più grandi, vedremo di iniziare settimana prossima. Ma si lotterà verso la normalità, o ci saranno, farete anche le partite, o sull'allenamento farete anche le partite? Allora,
Per ora è 50-50, loro vogliono iniziare con la riapertura dei centri sportivi. Vediamo come va. E qui giovedì prossimo dovrebbero prendere una decisione, vi parlo di federazione, se riaprire i campionati, però il problema dove sta è che avremo a maggio ci saranno i No, è una cosa internazionale. I sorteggi? Ah, Maurizio, no, di campionati di europei. Ah, mamma mia, ok. E allora entro maggio dovremmo chiudere tutti i campionati. Il problema dove sta? Si potrebbe fare, ma giocando due partite a settimana. Non tutte le società hanno campi con illuminazione, quindi... Secondo me andrà a finire che chiuderanno, sigilleranno questo campionato praticamente mai iniziato e ci daranno la possibilità di fare, svolgere amichevoli e tornei. Però anche qui c'è il problema, è chi organizza cosa. Non puoi organizzare un torneo dove i genitori, poi ovviamente il pubblico non sarà presente, quindi è un'ennesima sfida alle società di chiudere prima. Però non ha vinto. Io guardo un'altra cosa, io so, da quello che hai detto guardo un'altra cosa, la volontà di far tornare a giocare questi bambini che finalmente possono un attimino svagarsi, tornare a fare quello che gli piace, attaccare con la testa, quello è importante, quella è una cosa molto bella. Quello sì. Questa è una linea guida che ha preso il presidente, la prima cosa che ha detto è diamo spazio ai nostri piccoli. E io vi ripeto, sono stato l'unico che ha dato il consenso ad allenare più squadre. Sempre però di piccoli, io a parte la mia allenerò un'altra squadra. Sempre ovviamente i piccoli. Perché secondo me che hanno più bisogno sono loro. Io già te lo dissi una volta privatamente, lo ridissi anche in una diretta, no? Io quando ti sento parlare di calcio, voi tutti sanno uno sport che a me proprio non fa né caldo né freddo, c'è o non c'è mi cambia poco, però sentirti parlare di calcio, della passione che ci metti, tutte queste cose, dice, te l'ho sempre detto, io se un giorno i miei figli dovessero giocare a calcio vorrei che sul loro percorso trovassero un allenatore come te che effettivamente cerca di fargli amare quello che fanno, non sta a guardare solamente il risultato ma pensa anche a farli divertire. E secondo me quella è la cosa più importante in questo momento. Ma Over, senti una cosa, secondo te questa cosa è un segnale, un chiaro segnale verso la normalità che si vuole dare o è semplicemente una sorta di palliativo, così come hai detto, come l'hai chiamato tu, una sfida, un tentativo, cioè può essere una cosa che per i prossimi mesi sarà durativa o no? Perché già con quello che abbiamo visto che è successo ieri sera in alcune città italiane, soprattutto Bologna e quant'altro, non lo so poi, perché già si è ricominciato a riparlare, il CTS ha già riparato un'altra volta, non so che segnali ci sono. Io ti dico, qua in Germania ci sono segnali molto negativi. Io dico allora questo, se prendiamo la fronte del calcio e parliamo dei ragazzi, non delle categorie professionistiche, il segnale qual è? I piccoli hanno bisogno. Io penso che l'abbiano fatto perché hanno capito che questa continua clausura dei piccoli non gli faccia niente bene. Per quello molte società nelle categorie maggiori, tipo le prime squadre, le juniores, non hanno intenzione di farle ripartire, anche perché i ragazzi hanno una certa età, quindi a un ventenne già storce il naso se fa freddo o piove. Il piccolino, se ha freddo e piove, sinceramente non gli interessa. Io ho avuto sempre a che fare con i bambini piccoli, per loro l'importante è ritrovarsi e divertirsi. Quindi per quello si dà, hanno capito forse, e spero che sia così, di iniziare per dare la possibilità ai più piccoli di iniziare a praticare sport. È la sensazione che hai, Over, è di una cosa durativa o di una cosa temporanea? A me come sensazione, secondo me è una cosa di iniziare e di cercare di tenere il più possibile, anche perché è uno sport che si pratica all'aperto. Se loro, le linee guida che ti mettono sono sensate, non dire
che ti fanno fare una cosa con delle regole insensate. Quello che ti dicono loro: potete allenare individualmente, vuol dire che tra un ragazzo e l'altro ci devono essere almeno 3 metri. Loro dicono 2, noi ne abbiamo attuati 3. E come si fa? Poi, cioè, quindi, allenarsi in uno sport di squadra come il calcio, allenarsi individualmente, cioè, sembra un po' difficile, quindi riuscire a farlo è già un grosso traguardo. No? Ma quello sì, no. Io già a novembre avevo portato un progetto in società sul modo di allenare, una metodologia di allenamento, e riuscire a mantenere 3 metri di distanza tra un ragazzo e l'altro. L'abbiamo messo in pratica con gli altri allenatori, perché il presidente ha voluto che ci sia una sorta di test di farlo, e vede che la cosa è... riuscivamo a mantenere questi 3 metri, e addirittura gli esercizi che avevamo proposto io e il mio preparatore atletico era addirittura con la palla al piede. Quindi se io metto un bambino piccolo all'aperto di giocare con i propri amici e col pallone ai piedi, io credo che abbia centrato il mio obiettivo. Certo. Speriamo che sia, come dico, un ritorno alla normalità, perché segnali qua, qui vi dico così, ragazzi, hanno detto che rimarrà il lockdown e quant'altro fino al 20 di febbraio, e poi dopo si vedrà, però i segnali dalla politica non sono buoni, anche perché la campagna di vaccinazione va molto a rilento, molto molto a rilento, anche devo dire anche stranamente, perché sembrava che i vaccini c'erano per tutti, e invece francamente poi fino ad oggi, tra i miei suoceri, tra le persone che conosco di una certa età e quant'altro, non è arrivata assolutamente nessuna segnalazione della volontà di farsi il vaccino. Quello che invece arriva sono queste mascherine, le FFP2, che per gli over 60enni praticamente sono gratuite, cose che invece per i più giovani come noi le devi pagare e non costano poco. Comunque, ragazzi, però è la debole, scusa Maurizio ti interrompo, però diciamo gli ultra 60enni, diciamo che è la categoria più debole, giusto? Quindi, e secondo me è anche giusto che le istituzioni diano la possibilità agli ultra 60enni al non acquisto, certo, essendo certo la fascia più debole. No. Io penso una cosa invece, che il mio magari è un discorso un po' egoistico, no? Noi abbiamo fior fiore di persone che si occupano di questo, che prendono anche tanti profumati soldini. E sinceramente andare ad imbambire ancora i nostri ascoltatori parlando sempre di questi discorsi, quando voi ben sapete che noi facciamo radio per divertirci, per far svagare la gente, mi sembra un po' superfluo, anche perché sono i soliti discorsi che si fanno da sempre, le mascherine, vaccino chi non lo vuole fare, chi lo vuole fare, i vaccini mancano, cose che Maurizio ha detto tante volte in radio, cose che hai detto tu, cose che ho detto io, no? Io direi di, invece di cambiare proprio discorso, cambiare tema della trasmissione, andare, non dico a sparare cazzate boiate, però cercare di far riflettere la gente magari su altri argomenti, cercare di svagare un pochino. Va bene. Stavo per andarci, Roby, prima che mi interrompevi stavo in realtà. Ma tu lo sai, tu la tiri molto per le lunghe, invece bisogna, io ho quel magico dono che in due parole spezzo tutto. Allora dimmi te, tu ieri nel tuo, diciamo, saluto che hai fatto questa mattina, che l'ho voluto mettere in apertura perché la notizia del tuo ritorno mi sembrava sinceramente la notizia del giorno, diciamola tutta, e quindi dico, voglio omaggiare il ritorno di Roby mettendolo direttamente come apertura. Infatti poi tra l'altro è nato spontaneamente questa notte. Sì. Tu hai annunciato un tema di cui le 3 di notte, erano all'incirca quando è successo. Io ero già in viaggio, quindi non oso immaginare la mia voce com'era. Ma andava abbastanza bene. Però dicevo, hai annunciato tu un tema in radio di cui ne volevi parlare stasera. Dici un po', dai. Sì, non è proprio un tema. Allora, io ascolto molto musica da YouTube, no? E io collego il telefono alla radio del camion, ho la musica di YouTube che va in diffusione, così come per il viva voce, faccio tutto così tramite Bluetooth. E tanto sapete tutti più o meno i generi di musica che piacciono a me, e
ascoltando questo, questa canzone, un gruppo inglese che fa comunque sia musica punk rock di un certo tipo, mi è caduto di corsa, cioè di sfuggita all'occhio sul video, e ho visto questi ragazzini, che è un video ambientato anni fa, anche se la canzone è abbastanza recente, che poi magari per chi ascolta Radio Freccia del Giregno è una canzone che magari conosceranno, For My Clan. Si vedevano questi ragazzini proprio 15 anni, 16 anni, 14 anni, girare con i loro pantaloni stretti, con i loro jeans e scudi stretti, i pantaloni arrotolati sopra le caviglie, questi anfibi stretti, alti, rossi bordeaux, e il bomber, no? Tutti abbiamo avuto un bomber nella vita, da Over che era paninaro a io che ero metallaro, a Maurizio idem, tutti abbiamo avuto un bomber, no? E questi capelli rasati, cosa che bene o male si vedeva molto nelle tifoserie hooligan, o comunque sia in quelle tifoserie o gruppi politici al di là delle tifoserie schierati da una certa parte. E i ragazzini d'oggi da noi, molti si ispirano a questo modo di vestire, no? Dai risoltini al cavallo basso, però magari non sanno, lo fanno solo perché è la moda, però non sanno cosa significa, no? Un determinato modo di vestire. E quanti se ne vedono questi ragazzini, i trappi, i rapper con i pantaloni col cavallo bassissimo addirittura fin sotto le ginocchia, con i pantaloni che gli arrivano a metà del sedere, e si vantano ad andare in giro così. Magari non lo sanno che nelle carceri americane chi porta i pantaloni così è chi, tra parentesi, si rende disponibile a fare la donna all'interno della coppia. E questi ragazzini d'oggi non lo sanno, anzi ne vanno fieri di avere questi pantaloni bassi. È una cosa che mi fa strano, perché quando io ai miei tempi portavo i capelli rasati e la barba lunga, mi dicevano tutti che ero un devastato, che ero un tossico. Quando Maurizio si è fatto i primi tatuaggi, il tatuaggio sul petto, sei matto, il tatuaggio sul petto, tutti i cioè, cose che adesso sono normalissime. Io vi dico che per colpa di un orecchino a destra non ho ricevuto un lavoro da magazziniere soltanto prima dell'orecchino. La cosa che mi fece ridere fu il proprietario della ditta, che mi disse: ma qua c'è molta gente bigotta, quindi se non ti togli l'orecchino non posso assumere. Orecchino, cioè l'orecchino normale a sinistra, uno soltanto, tra l'altro era una perlina, non è che chissà di che cosa stavo parlando. Il mio commento gli ho risposto soltanto, dico: sono gli altri, sono operai o è lei forse il bigotto qua dentro? Perché mi sa che proprio lei è il bigotto. È come... Sì. Over? Ma io dico, io la penso che, come dici te, no? Seguono, non hanno una loro idea, seguono la scia. Dove va il vento, sai come una bandiera al vento, no? Se il vento tira da destra, la bandiera va a destra, si gira a sinistra. Non hanno un'idea, una loro congettura, no? Su cosa fare. Loro seguono la scia, dove va il branco ci vanno pure loro. Cioè, questo qui non è una cosa che non ho mai concepito. Ho detto, io ero paninaro, però alcuni non so, parliamo delle scarpe, a me gli stivali della Timberland non mi sono mai piaciuti e non li ho mai messi, però mi dice: ma come, se paninaro non ti piace? Poi, mi piace il tipo di abbigliamento, mi piace perché è un abbigliamento elegante, sportivo, mi va bene. Però a me col tipo di scarpe mi piace, usavo tutta un'altra scarpa, perché non ero nell'ideale loro. Mi piaceva una cosa, però non seguivo completamente tutto. Cioè, sai dov'è la differenza, Over e Roby, su questo? La differenza io la vedo in un'unica cosa, che ai nostri tempi le cose non c'erano, quindi tu dovevi ingegnarti nel doverle creare. Ti faccio un esempio assurdo, no? Che poi tra l'altro fu una di quelle cose che a suo tempo era strano vedere una persona andare in giro così. Noi però più o meno male lo facevamo un po' tutti, però tu prendevi un paio di jeans, di quelli blu, anche blu scuro,
che facevi? Li mettevi un po' nella baracchina, che prendevano qualche piazza bianca. Li facevi a nodi. Appunto, poi la parte in basso veniva tagliato l'orlo, in modo che venivano tutti sfilacciati, più bassi, chiaramente più lunghi, e si venivano fatti due tagli laterali. Ecco, non so, erano cose e venivano pantaloni individualisti. Cioè, per dire, no? Che non erano tutti uguali, per intendersi. Tu lo facevi perché? Perché ti piaceva, avevi creatività, volevi crearti un qualcosa, cioè facevi un tentativo per distinguerti in mezzo agli altri e contemporaneamente riuscire a creare, diciamo, una sorta di moda nuova. Tempo fa, avevo circa 15 anni, andai in un campeggio a Sestola, no? In provincia di Bologna, mi sa che è Sestola, vero? Modena, in provincia di Modena. Eravamo un gruppetto di una quindicina di ragazzi sui 15-16 anni praticamente, e devo dire che erano tutti abbastanza contadinoti, diciamo, della zona. E io un giorno, così per caso, ho messo una maglietta normale sotto, di maniche corte chiaramente perché era d'estate, e una canottiera sopra, cioè invece di metterla sotto la misi sopra, l'invertì praticamente. Fu una cosa talmente strana, i vecchi guardavano strani, i giovani che erano così nel gruppo con me, la serata stessa con le loro magliette, con gli indumenti che avevano, hanno fatto la stessa medesima cosa, perché era una cosa che era piaciuta, però era una cosa che tu cercavi di distinguerti dagli altri, pur magari avendoci un tuo stile, cioè una linea guida, no? Se un metallare aveva quella linea guida, però cercava un qualcosa di unico. Oggi invece tutto quello che tu vuoi te lo dà l'industria, te lo dà, si strappavano i pantaloni. Ecco, invece oggi tu vai a comprare i pantaloni già colorati, già macchiati, già strappati, già e tutto quanto, e in più costano molto di più. E se non sono di marca, non te li fanno nemmeno mettere. Io noto che questa sia la differenza base. E a quel punto lì, come diceva giustamente, sia tutti e due, dicevate, non è che i ragazzi di oggi vanno a guardare il perché hai quello stile, in che cosa vai a cercare in quello stile, cioè che gruppo tu vuoi appartenere. Se a te ti piace la musica metal, non è soltanto il discorso di dire mi piace quel tipo di musica perché mi piace la chitarra, mi piace queste cose, no, anzi, tu cerchi in realtà poi di appartenere a un gruppo, c'è un significato in quello che c'era dietro, e di conseguenza tu andavi a ricercare, cercavi di capire, di vedere anche in base alla tua personalità e il gruppo dove stavi, che persona eri. Oggi invece io noto che sia tutto standard, tutto già pronto, lo notiamo anche nella musica, e concludo, perché da dopo il metal uscì fuori l'hip hop e poi il pop e poi il rap, ma siamo fermi da 20 anni in quel punto lì. Non è new metal, metalcore, troppi, ce ne so, basta dire che siamo arrivati alla trap, molti definiscono i trapper lì, come li chiamano, delle rockstar. A me sinceramente, quando li sento nominare così, ho le budella nello stomaco che mi fanno tanti piccoli nodi che mi sembra gli scubini. Però non c'è niente di nuovo, non è che è un niente di nuovo. A suo tempo il metal, il trash era una cosa nuova, come l'hip hop, il rap fu una cosa nuovissima. Oggi non c'è niente di nuovo, cioè siamo 20 anni che i stili di musica sono fermi lì, e come tali si è fermata lì anche la moda, tant'è vero che si vanno a riprendere molti indumenti dagli anni 70, poi anni 80 e quant'altro. Guarda, ti posso dire una cosa, io sono cresciuto con mia sorella prevalentemente, e quando ero piccolo mi ricordo che lei per prima, aspirante stilista, quello che era, che poi è riuscito nel sentente, tutto quanto, fortunatamente ha fatto anche una determinata carriera, una discreta carriera, e lei si ingegnava molto dal disegnare, dal cucire, dal fare, e mi ricordo quando ero piccolo che i miei pantaloni a zampa me li faceva tutti lei, i pantaloni che si metteva da giovani, no? I nostri genitori mettevano da giovani. Ti dico così perché io nel salone di mia madre appeso una foto del giorno del loro matrimonio. Mio padre aveva il suo bel abito elegante, giacca, cravatta, tutto quanto, però i pantaloni dell'abito erano pantaloni a zampa, aveva lo stivaletto col tacchetto, aveva le sue belle balzettone lunghe, diciamo un po' stile Beatles, no? Mettiamola così. E cosa che adesso tu non vedrai, tu non vedi nessuno che vede giù che pantaloni a zampa, perlomeno ma più che altro non vedi più. Ma a parte quello, è che il discorso, da come vedo io, è che tu prendi un prodotto dall'industria così come sta e te lo metti, cioè non fai qualcosa. Ma a parte quello, diciamo che
anche noi, io forse sono l'ultima generazione che è cresciuta così, io sono cresciuto con un ideale, io cercavo, sì, come hai detto tu, di rispecchiarmi, di entrare in una determinata scena, ma creando al mio tempo qualcosa di nuovo, fregandomene di quello che veniva detto in giro. Io, guarda, vi faccio un altro esempio, ragazzi. Oggi hai toccato un tema che mi sta molto a cuore, Robby, perché le battaglie che da ragazzo ho portato non sono state semplici, non solo con il bigottismo, diciamo, delle persone, degli antiquati e quant'altro, ma perché era difficile in realtà riuscire a creare qualcosa. Prima avete parlato dei bomber, no? Allora, io avevo una giacca, di quella a mezze maniche praticamente, no? Una sorta di bomber, e poi contemporaneamente di dietro avevo comprato una toppa, una grande toppa da attaccare di dietro nella schiena. La toppa era dei Manowork. Il titolo della canzone, cioè la toppa era dedicata a un titolo che era Alzati e distruggi, praticamente, cioè alzati e tira avanti, ecco, cioè devi sempre continuare la tua vita. Da ragazza aveva un significato fondamentale. Ecco, un esempio, io ho preso, comprai extra questa giacca che mi è piaciuta, comprai extra questa toppa che tra l'altro costava più la toppa della giacca, andai direttamente da mia madre e poi mi feci cucire dietro questa toppa extra. Quando mi mettevo questa giacca e andavo in giro, effettivamente le persone si giravano a guardare, a notare che avevi un indumento unico, tu te l'hai ricreato unico, in più dietro c'era scritto questo titolo di questa canzone, e molto spesso la gente domandava chi sono i Manowork, perché non si conoscevano molto all'epoca, e qual era il testo della canzone, cosa c'era scritto in inglese, e uno era anche un modo così, tra virgolette, non solo per distinguersi, ma anche per conoscere anche qualche ragazza. Parliamoci chiaro, ecco, queste cose qui oggi, i giovani di oggi non le fanno, perché tu prendi l'industria e trovi tutto. Tu trovi tutto, dal pantalone con la toppa in un modo, in un altro modo. Io vi dirò questo, sapete che Nadine, per esempio mia moglie, ha uno stile diciamo molto semplice, poco decorativo e quant'altro. Quando vado in giro a cercare di comprare per lei, o magari lei stessa va a comprarsi qualche cosa, fa fatica a trovarsi qualche cosa di diverso. Perché? Perché sono tutti stradecorati, con tutte queste forme nuove. Cioè, una cosa semplice, tu prendi una cosa semplice, come ha detto te Robby, no? L'indumento dei pantaloni del matrimonio di tuo padre, ecco, li prendi così, e poi cosa facevi? Ci facevi un qualche cosa che diventava individualista. Oggi invece mi sembra che i giovani di oggi sono tutti standard, così, come se fossero prodotti in una serie dentro una sorta di fabbrica. Non so se forse sono esagerato, che ne dite? Over, tu che stai molto zitto oggi. Ti sto ascoltando e ti dico questo. Tu hai parlato bene, se mi aggancio a una cosa che hai detto. All'epoca, oggi parliamo rapporto ragazzo-ragazza, anni 80 rapporto ragazzo-ragazza. È cambiato in questi 30 anni, quanto è cambiato? Proprio dal sole alla luna, giusto? Sì, cioè proprio giusto. Allora, giusto. Una volta che succedeva che te, per riuscire a conoscere una ragazza, dovevi seguire magari un certo tipo di moda per riuscire ad avvicinarti. Oggi la cosa è il contrario. Una volta dopo una settimana forse ti lasciava il numero di telefono, ma a quel telefono, quando tu chiamavi, rispondeva la madre o il padre. Oggi la vedi dopo 5 secondi su un social network, basta che gli metti il nome e l'amico che magari è, riesce a sapere chi è, come va, dove ha fatto le ultime vacanze e mille altre stronzate di una persona, giusto? Giusto, veramente d'accordo. Quindi una moda oggi la segui, perché non hanno più idee? Perché una volta c'era lo scopo anche era andare a conoscere nuove ragazze. Quindi una ragazza che ti attraeva era in un certo tipo di compagnia, dove si vestiva in un certo modo e tu ti agganciavi alla loro. Ma lo scopo era andare a conoscere quella ragazza. Erano delle vere battute di caccia, come quelli che vanno le squadre per la montagna dietro al cinghiale, più o meno funziona uguale. Ma poi c'erano i modi diversi, ma i modi anche diversi per provare. Vedi. Io me le inventavo di notte in modi per riuscire a conoscere qualcuna in modi particolari. Uno di quelli che mi piaceva di più, noi. Com'è?
una di quelle. Noi avevamo certe cose. Avevamo inventiva, ma l'inventiva nasceva anche dal fatto che, come dicevo prima, se tu prendevi una cosa, dovevi rendertela unica. Facevi un qualche cosa perché diventavi unico nel gruppo, ecco. E invece oggi noto che ai ragazzi gli piace essere, ripeto, tutti fatti in serie. Comunque, Mauri, ve la spiego velocemente. Lo sai qual è la differenza tra una volta e oggi? Noi siamo le generazioni cresciute con il postal market. Adesso basta un cellulare e hai il mondo tra le mani. Non solo questo mondo. Dovrebbe dire tutto, Perché ai tempi di Tele Santerno e Colpo Grosso, io non so quanti di voi aspettavano le 11 per vedere qualcosina, poi tra l'altro di nascosto, sì, e poi veniva scendeva mia madre al piano di sotto a svegliare a me e mio nonno che ci addormentavamo sulla poltrona davanti alla TV con Colpo Grosso e ragazzi cincino. Le ragazze, perché lo vedi oggi la moda? Oggi i ragazzi di oggi hanno tutto in pochi secondi. Invece noi una volta, per conoscere una ragazza, per riuscire ad avvicinarci, cioè devi veramente trovare qualcosa di fantasioso in modo tale che attraevi la sua attenzione. La dovevi sorprendere. Oggi in questa vi va a trovare anche la moda. Certo. Esatto. Sì, ma c'è da dire anche questo, c'è da dire anche questo. Una volta c'era il bello del paese che tutti gli correvano dietro e poi c'era il resto della popolazione maschile. Quindi io adesso non so voi, io che facevo parte della periferia del resto della popolazione maschile, per riuscire a avvicinarmi, ma di puttanate dovevo inventare tante perché non era semplice. Sì. E poi sai una cosa, parliamo di una volta, io mi ricordo che mi divertivo, bastava un niente e ci si divertiva. Oggi se tu vedi i ragazzi, specialmente quando c'è stato, fino all'anno scorso, per 5-6 anni ho allenato ragazzi di una certa età, 18, 19, 20 anni, 21 anni, quando gli dicevi, non escono, non avevano compagnia, non fanno... Cioè, niente, noi una volta uscivamo di casa, ci divertivamo. Oggi questa cosa non viene più fatta. Ma anche perché, Over, sinceramente, sono molte cose che facevamo noi, oggi sono vietate. C'è da dire anche questo. Ma che cosa? Ma cosa? Io sono cresciuto, bastavano due libri, li buttavi su un parcheggio e giocavi a pallone. Se tiravi una pallonata contro una macchina... Era così, tutto al più facevo un po' di rumore. Oggi vado a fare contro qualcuno, rompi una finestra, la fine del mondo, scattano assicurazioni, controassicurazioni. E poi se tu ti facevi male, cioè ti facevi un graffietto, una cosa del genere, andavi avanti, continuavi a giocare, venivi a casa la sera, tuo male ti metteva... Prendevi il doppio perché ti eri fatto male quando tornavi a casa. Eh sì, perché avevi sporcato i pantaloni, magari avevi rovinato i pantaloni nuovi, cioè poi ti metteva dentro un po' di spirito, te urlavi un cerotto e andavi avanti. Oggi se non vai in ospedale a mettere i punti e poi vai in ospedale a mettere i punti, partono 30.000 indagini. Cioè io noto che oggi il mondo è stato veramente molto, ma molto più complicato. Poi chiaramente col Covid si è ancora più esagerati, tant'è vero che oggi per via del Covid la cosiddetta spontaneità non esiste. Insomma, oggi ho cercato di andare in comune qui, in un paesino, quasi in montagna, dove non c'è nessuno, siamo 30.000 anime in tutto, se non volevo fare la domanda mi hanno mandato a fanculo, ma veramente a fanculo in italiano me l'hanno detto, perché devo prendere appuntamento, e poi dovevo lavarmi le mani, e poi dovevo avere la mascherina quella giusta e corretta per entrare, ancora prima di entrare in comune. Cioè... Parliamo di un comune così, voglio dire, oggi si è veramente complicato tutto quanto. Ragazzi, facciamo una piccola pausa, ci prendiamo una sigaretta tutte e tre e poi rientriamo, cosa dite? Va bene. Ok, allora andiamo a mettere questa canzone che io metto, tra l'altro, molto spesso la mattina quando metto in registrata, mi piace riproporla, Luminescenza. A dopo, rimanete lì, non andate via.
town, no sound, but I'm still here. Black and white and light, all color disappeared. The dust cleared down, a heavy to my mind. Don't wanna let it go, but I follow for eyes. I want you back. I want you back. Please take me back. Please take me back. When life was a dream. Get you off my mind. And summer, take you off my mind. I get real on my mind. And summer, I get real on my mind. Inhale and I can taste sweet nicotine. I'm addicted to your intimacy. But I swear 100 lies like you never seen my skin. Convicting thoughts I have of you, convincing like a sin. Oh, I want you back. I want you back. Please take me back. When life was a dream and you didn't mean a thing, and we were just wasting time, and I could get you off my mind. And summer, take you. I could kind of fly away, take the pain away from the rubble that is here. All of the time that I have had, I always assumed it'll be clear. Ok, siamo rientrati. Alla fine da una canzone ne abbiamo ascoltate due, una dietro l'altra. Tra l'altro, allora ci perché siete? Perché sei il solito lungagnone, te ti dilunghi sempre. Devi essere più veloce, più stretto, poche parole. Fatti, non pugnetto, diceva quello. Però è anche vero, Roby, che quello lì che in tre minuti fa anche la doccia non è che piace molto, eh? Quello è vero, quello ti do ragione, ti do. Ragazzi, c'è un argomento di quelli che ha tenuto banco nei giorni precedenti, anzi in realtà da ieri, perché più o meno si è saputo da ieri. Io mi riferisco allo scandalo, perché io lo definisco tale, lo scandalo del contratto di Lionel Messi che ha fatto il Barcellona. Non so, allora chiaramente Over lo saprà sicuramente, non so se Roby lo sa. No, mi credi che ti interrompo, che quando ho sentito di quella notizia non mi sono più informato. Io non so cosa c'è nel contratto di Messi. Allora, nel contratto di Messi è questo, che dal 2017 al 2021 Lionel Messi guadagna con il Barcellona la modica cifra di 139 milioni di euro l'anno. Praticamente lui in 5 anni guadagna più di mezzo miliardo di euro, motivo per il quale, anche uno dei motivi per cui il Barcellona risulta avere oltre un miliardo di debiti. Adesso 139 milioni di euro. Noi sappiamo che il giocatore nel mondo più pagato dopo Lionel Messi è Cristiano Ronaldo, che guadagna circa 32 milioni di euro netti all'anno. Qui stiamo parlando di una cifra che non so di quante volte superiore, che poi parliamo ci sono 100 milioni di euro di differenza in più all'anno. Ecco, ma attenzione, netti, non lordi, netti. Sì, sì.
Vuol dire che Lordi è pure il doppio. Ecco, io su questo punto non so le clausole che c'è dietro, non so esattamente che tipo di merchandise può portare, perché poi sappiamo che nell'Oriente, in Cina, e in Corea e quant'altro, Lionel Messi porta, cioè la sua immagine porta a vendere veramente veramente tanto. Però una cifra del genere ha letteralmente scioccato tutti, tant'è vero che l'hanno dovuta tenere nascosta, ed è uscita fuori ultimamente una cosa tremenda. E qui io voglio sapere, così, ma adesso ripeto, un paio di minuti, non di più, perché poi trovo che sia un argomento che lascia il tempo che trova, ragazzi, in un momento come questo. Voglio sapere l'opinione chiaramente di Over, che è un tecnico e quant'altro, e poi vorrei sapere il punto dell'opinione della strada, di cui del calcio non piace, come Roby. Ecco, che cosa ne pensate, ragazzi? 139 milioni di euro netti all'anno un giocatore di calcio dovrebbe devolvere in Africa a fare posti, trovare l'altro. È esagerato, sono troppi. Ha ragione, adesso uno quando sente tante notizie dalla Cina su certe cose che fanno, per noi sono improponibili. Però sulla nuova legge che ha fatto i cinesi sul dare un taglio a questi sprechi, specialmente sul calcio, io gli do ragione. Siamo arrivati veramente all'inverosimile. Come fai a pagare 140 milioni di euro all'anno un giocatore? No, ma poi ha un miliardo di rotti di debiti il Barcellona, eh? Cioè il Barcellona rischia veramente grosso di fallire, tant'è vero che ha chiesto aiuto allo Stato. Lo Stato ci è andato a guardare dietro quando ha visto una cosa del genere. Secondo voi è giusto? Io no. Per me è no. Roby, vogliamo sentire la tua? Devo dirlo per forza? Sì. Passa il treno. Non passa il treno. Oddio, il treno potrebbe passare per coprire quello che dico, se proprio dovessi dire quello che penso, no? No, ma dillo, Roby, dillo, non ti preoccupare. 139 milioni di euro l'anno, ma puttana vigliacca. C'è mio nonno che si è fatto la guerra, si è fatto 7 anni di prigionia, è diventato sordo da un orecchio, ci vedeva un cazzo, no? È stato uno di quelli che è stato fatto prigioniero in Egitto, in Libia. L'hanno messo col cucchiaino da tè a scavare le pietre per costruire il canale di Suez. Tornato a casa non ha riconosciuto la sorella in mezzo alla strada. Fatto domanda della pensione, ci siamo sbagliati. Gli hanno dato 4 calci nel culo, campava con 300.000 lire al mese. E questo... 139 milioni d'euro l'anno netti, vuol dire che la società netti. È il doppio, certo. No, ma la società sono cazzi suoi, guarda, la società li spende, siete coglioni. Ma perché dietro c'è una ancora la società, 100 dirigenti, 100 coglioni, ma vuol dire che dietro di loro c'è 1 milione di coglioni che quando va a vedere la partita, non che sono coglioni perché vanno a vedere la partita, sia ben chiaro, non mi riferisco a questo, c'è 1 milione di coglioni che fanno l'abbonamento allo stadio, evitano di andare a mangiare la pizza con la fidanzata, non comprano il regalo al bambino perché devono andare per forza a vedere la partita, non si rendono conto che quei soldi glieli danno a mister 139 milioni. Questi fanno a meno di tutto, non si cambia la macchina, magari vanno in giro con le rotule consumate da quanto c'ha le gomme sgonfie, però intanto lui guadagna 139 milioni l'anno e la società va in fallimento. Guarda, non mi pare andare avanti perché potrei rasentare la blasfemia più estrema stasera. Infatti io, vedi Roberto, scusi ti interrompo, ho detto dovrebbe devolverli in Africa a fare pozzi e trovare l'acqua. Ma ci deve andare lui a scavare i pozzi con quello che prende, cosa devolvi? Ma vai tu a scavare i pozzi. E quando scavi il pozzo, per non far franare la terra dentro, i 139 milioni d'euro li metti fogliettino su fogliettino, una fianca all'altra, fa da tenuta, no? Che tanto ce n'è tanti, te lo puoi permettere di buttarli via.
invece di buttare giù il cemento, metti quei bei fogliettini colorati intorno che tengono uguale per quando ne hai. Ragazzi, fidatevi di una cosa, io che ne sono dentro e che ci stiamo passando negli ultimi mesi, ci stiamo sbattendo molto la testa. Il calcio sta cambiando e cambierà, perché le società allora, hanno... Allora, tu la testa l'hai sbattuta già da un pezzo, primo. Secondo, a te ti dovrebbero mettere dentro, diverso. Roby, il discorso è che le società di calcio non hanno più soldi e quindi sono costrette ad abbassare gli stipendi. Quelli che purtroppo non lo capiscono sono i giocatori, sono gli stessi giocatori, giocatori che pretendono aumenti di ingaggio, procuratori che vogliono la percentuale sempre più alta, e molto spesso le società si trovano in una situazione di crisi, di dire ok, allora prendo, ti mando via, non ti do il rinnovo del contratto, però il problema è che, come dici te, trovi sempre un coglione disposto a darti i soldi. Noi avevamo per le mani un giocatore veramente bravo, anche se erano quasi due anni. Mauri, allora, una squadra di calcio funziona come un'azienda, no? Deve creare un profitto. No, non è giusto? Così. No. Allora non avrebbe senso avere tutti questi sponsor che fanno entrare tutti questi soldi da poter investire. Perché se una società di calcio, che può essere la Juve, che può essere la Pinco Pallino Jimmy, chiamala come ti pare, il suo profitto, il suo tornaconto ce l'ha. Perché se no non si spiega tutto questo giro di soldi, perché questi smuovono un giro di soldi non indifferente. Sì, ma non ha a che fare col profitto. Automaticamente. Ma mi fai finire di parlare? Sì, però lo sta dicendo un'inesattezza, Roby. Un'inesattezza stai dicendo, questo è il problema. Cioè, non è che una società di calcio deve muovere e profitto. No, la società di calcio deve mantenersi. Guadagni 500 miliardi di euro lordi l'anno, praticamente, tu devi spendere 500 miliardi lordi di netto l'anno. Non porta nessun motivo di lucro, se non quello, il fatto di poter pubblicizzare le proprie aziende. Presidente di una società sta lì perché c'è soldi da buttare via. No, ma soldi Moratti si rimette sopra. Avevi soldi da buttare via, e infatti ci hai rimesso 2-3 miliardi di euro dietro l'Inter, ad esempio. Oh, però di riflesso le sue aziende hanno avuto della pubblicità gratuita, hanno vissuto di riflesso. Cioè, Abramovic ha fatto fallire la raffineria. Una raffineria aveva Moratti in Sardegna, una allo stadio vicino a Cagliari, al di là di Elma, dove c'è l'aeroporto. È riuscito a far fallire l'unica raffineria in Italia che andava a gonfie vele quando era presidente dell'Inter. Nonostante tutto, pensa come andavano bene le sue ditte. Non andavano bene, non dico che andavano aveva bene. Tant'è vero che ci devono mettere i soldi sopra i presidenti, e adesso i soldi sopra i presidenti non ce l'hanno più da metterci. Il problema è che molto spesso i giocatori non te lo capiscono. I soldi, presidente, ce li hanno. Non più come tira il culo cavarli dalla saccoccina, buttarli dove hanno fatto i casini. Ma non perché più come c'è prima, il coglione che paga l'abbonamento allo stadio anche se non ci può andare. Prendiamoli da lì i soldi. Allora, società di calcio, vai in rimessa? Bene. Chiudi. Come fanno col calzolaio? Come fanno con quello dell'alimentari? Come fanno col fotografo? Non puoi pagare. Non è arriva così. Lo Stato ti porta il tutto. Deve essere così. Non è così, Roby. Non è così. Ma deve essere così, deve essere. Che deve essere così o non così, non lo so. Questi fanno il pelo nel culo. No, la soluzione l'ha detta ora prima. Che non fanno il pelo nel culo all'esercente che non fa lo scontrino per un caffè. Che in un giorno ti batte 400, 500, 600, 1000 scontrini. Poi se ne dimentica uno, o perché se lo dimentica lui, o perché chi ha preso il caffè è uno stronzo che lo scontrino l'ha visto, l'ha strappato e l'ha buttato via. E a questo gli fanno un culo così, gli fanno. Ma non c'entra questo, Roby. Questi possono permetterti fare debiti su debiti su debiti. Ma finché hanno le banche che gli rifinanziano i soldi, è un discorso diverso. La soluzione l'ha detta prima Over. Tu devi mettere un tetto salariale, semplicemente questo. Come si fa nel poker? Se tu nel poker fai il rilancio libero, parti da un centesimo, ti giochi milioni di euro dopo un po'.
Invece, se tu metti un tetto che dici più di un tot tu non puoi guadagnare, sei fermo lì. Questo che dovrebbero fare, capito? Il problema è che trovi sempre il crumiro di turno, il coglione di turno che non lo fa. Vi stavo dicendo che avevamo per le mani un giocatore che erano 2 anni che non giocava, gli abbiamo portato un'offerta molto molto buona da parte di una squadra di Serie B qui in Germania, ha detto di no, l'ha rifiutata e ha trovato un'altra squadra turca da andarsi su a giocare, un esempio, finché tu riesci a trovare un qualcun altro che ti dà quei soldi lì. Però se tu mettessi come organo di istituzione un tetto salariale, come ha detto Ove, la cosa la risolveresti. Più di 10 non guadagni, più di 5 non guadagni. Allora si risolverebbero tante cose. Quello te lo fa la società, giusto? No, dovrebbe essere un'istituzione come la FIFA a farlo. E tutti gli sponsor che ci sono intorno? Ma gli sponsor non ci sono più, proprio per colpa della pandemia. È per quello che le società hanno problemi di soldi, non solo perché hanno perso i soldi del botteghino degli stadi e la gente che non può andarti a prendere il biglietto, ma anche le sponsorizzazioni, perché il calcio ha perso di tanta visibilità e quindi le società non possono permettersi di dare questi soldi ai calciatori, questi contratti ai calciatori e ai dirigenti, anche quando ne guadagnano troppi. La soluzione dovrebbe essere questa, però deve sempre partire dall'alto, non è che può farlo la singola squadra. Sono due punti di vista diversi, purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna, perché tu guardi il calcio da parte di chi preferisce quasi quasi il calcio alla figa, io guardo il calcio da parte di chi non gliene frega un cazzo, che vede le cose in modo diverso. Ma è la stessa cosa che ha a che fare con il cinema. A che fare con il cinema? Abbiamo attori che guadagnano cifre immense, allora perché? Abbiamo manager di società che guadagnano cifre immense, nonostante tutto, che fanno fallire le loro aziende, gli diamo pure la buona uscita. Sapete la buona uscita che ha preso Montezemolo per uscire dalla Ferrari? È una cosa scandalosa. In realtà sono tutte cose messe in moto da questo, però se ci fosse un limite salariale che tu più di quello non fai, allora sì, però deve sempre partire dall'alto, perché noi abbiamo degli esempi positivi, no? Nel calcio, come non so, l'Atalanta, la Lazio, che sono società in attivo, più di un tot non danno, però è anche vero che più di un tot non riescono a vincere, perché c'è sempre quella squadra fatta da quel presidente, magari ricco, che non gliene frega niente di mandare all'aria, come hai detto te, Moratti, ad esempio, la raffineria, e preferisce buttarci i soldi sopra e via, finché si troverà questo, ma sono un po' in tutti gli argomenti. Cioè, quindi torniamo a quel discorso politico che aveva detto Over fin dall'inizio. Ma tu ti trovi a guadagnare 139 milioni di euro all'anno, no? Tu guadagni 139 milioni di euro all'anno. La Federazione Mondiale Interstellare di tutti i giochi calcistici dell'universo dice: bene, dall'anno prossimo tetto salariale non più di 10 milioni di euro a testa, che sia sponsor o non sponsor, non me ne frega un cazzo, deve essere così, sì, giusto? Sì. Tu cosa fai? Ti spacchi il culo per essere il campione che sei? O aspetti il primo che ti passa 3 metri di distanza, ti butti per terra allo spostamento d'aria e te ne stai a casa a palle nell'acqua a goderti 10 milioni a non far niente? Ma tanto dopo c'è il giocatore prossimo che riprende quei 10 milioni. Non è proprio così, Roby. Se tu riesci sempre a trovare qualcuno che ti dà più soldi, è una cosa. Se tu dovunque vai i soldi sono questi, allora magari tante volte non tendi neanche a cambiare molto spesso società. Molto spesso oggi abbiamo i cosiddetti, cioè i giocatori alla Totti non esistono più, che rimangono nella stessa squadra, proprio perché ogni volta che cambiano società c'è sempre qualcuno che gli dà di più. Non lo so, Over, tu che cosa ne pensi? Io sapevo che andavamo su argomenti particolari, ecco perché mi piaceva moltissimo parlare di questo. Over, dimmi un po', dici un po' la tua opinione. Poi ti dico la mia. Per me il calcio deve essere divertimento. E un calciatore lo fa agli inizi della carriera perché si diverte. Poi ha delle capacità e viene ingaggiato da società. Ma il primo che prende veramente i soldi è la persona che porta il giocatore in una società. È lì che inizia tutto il, come lo chiami, il marchingegno, lo schifo, perché io me ne sono andato da una società, perché vedevo lo schifo dietro al giocatore. Perché prima che, se il giocatore nella sua prima firma come professionista prende 2000 euro al mese, il procuratore già lui ne prende 2500, quindi lo schifo parte prima del giocatore, dal contratto che avviene prima fatto dal giocatore. E quindi sei d'accordo sul fatto che hai detto fin dall'inizio di mettere una sorta di tetto salariale
incluso anche le percentuali, certo, delle commissioni dei giocatori, perché sapete che nell'affare d'Elite, che è costato 79 guarda, milioni, la Raiola l'ha preso 25 milioni, così. Maurizio, ti posso dire una cosa, tutto è iniziato, tuo schifo, dal signor Silvio Berlusconi, da quando è iniziato a strapagare i giocatori che lui voleva, la squadra migliore, che poi è riuscito nel suo intento, nel suo scopo, ci è riuscito a vincere tutto. È vero. Però sì, io quasi ha buttato a puttane quasi la Mediaset. Sì, sì, è vero. Sì, si sono messi di mezzo, sia Barbara che Pier Silvio. Mi ha detto basta, perché lui stava praticamente portando via i soldi, stava facendo fallire una Mediaset per portare avanti il gruppo Milan. Ma riparto col torniamo al discorso. Io sono dell'idea che una società, uno, c'è un tetto massimo da dare ai giocatori. Ma in questo contratto fatto ai giocatori, tu li vuoi 10 milioni al mese? Va bene, allora devi stipularmi un contratto dicendo che tu devi avere un rendimento durante l'anno. E poi c'è un'altra cosa che a me non piace del calcio, è che un giocatore arriva a giugno, a gennaio va in un'altra squadra a giocare. No, tu gli fai contratto di un anno. Tu li vuoi 10 milioni di euro? Te li sai guadagnare, devi fare un certo profitto, devi avere un certo rendimento in campo. Poi l'infortunio ci sta, però se io metti che molti giocatori li vedi che su 90 minuti corrono 30 perché sanno di essere delle prime donne e prima di dare un colpo di testa si aggiustano il ciuffo, no caro mio, te non ne vale 10 perché non me li rendi questi 10. Veramente d'accordo con te, contratti anni. È la verità. Allora, il profitto delle società professionistiche, sai dovrebbe andare a essere messo? Nelle classi inferiori, dove far crescere. Io una grande società la vedo come l'Atalanta. L'Atalanta è una grande squadra, come la prima squadra, ma ha un settore giovanile, non fantastico di più, è una delle migliori scuole calcio per i bambini piccoli, perché il suo presidente non strapaga i giocatori della prima squadra, gli dà un tetto massimo, perché lui dice, io i piccolini, è nei bambini crede nella crescita, quindi dà più possibilità ai piccolini di crescere per arrivare in prima squadra. L'intento dell'Atalanta è non pagare più il grande giocatore acquistato da una squadra all'esterno, ma far crescere i propri giocatori, i propri campioni all'interno della società. L'Atalanta, ma questo dovrebbe essere fatto. L'Atalanta spende. No, ma per integrare quello che dici, Over, l'Atalanta spende il 25% del proprio fatturato nel settore giovanile. E poi, oltre che essere un esempio positivo perché ha creato lo stadio di sua proprietà e quant'altro, sponsorizza tutte le aziende che si trovano, un po' il modello del Bayern Monaco, no? Si trovano all'interno della propria regione, cioè gli sponsor dell'Atalanta sono le stesse aziende che sono nella zona di Bergamo. È un esempio positivo, però è vero, però sì. Correggimi su questo. Come il Cesena, un'altra squadra che fa così è il Cesena. Però il Cesena per esempio ha fallito 2 anni fa ed è dovuta ricominciare da poco. Il problema però è che l'Atalanta, più di un tot, come la Lazio per esempio, che sono degli esempi positivi, addirittura Lopetegui ha saputo oggi, il presidente della Lazio, che mentre squadre come l'Inter devono pagare i stipendi arretrati, la Lazio l'ha pagato in anticipo, ha pagato 2 mesi anticipati, chiaramente l'ha fatto per propaganda, però perché se lo può permettere. Però è vero che arrivano a un certo punto, non sono quelle squadre che vanno a vincere i campionati, vincono le coppe internazionali, perché siamo sempre lì. Adesso Milinko si presenterà a Lotito e gli dice io voglio guadagnare 7, 8, 10 milioni di euro l'anno. Lotito gli dirà no, tu lo guadagni al massimo 3,5, io di più non ti do. E Milinko invece se ne va dove? Nella squadra che gli dà i soldi lì, perché è un professionista. Però se tutte le società, tutte le aziende, se il Milinkovic andasse a guadagnare 10 milioni di euro alla Lazio, come 10 milioni di euro, che ne so, al Manchester United, rimarrebbe la Lazio a giocare, probabilmente, perché tanti i soldi sono più o meno quelli. Quindi siamo sempre lì come... Maurizio, scusa, ti interrompo e ti dico io, secondo me, poi in questo argomento è l'ultima domanda che ti faccio. Secondo te, qual è, vedendo in Italia, io parlo dell'Italia, l'Atalanta ha un settore giovanile, cioè... Parliamo di società satellite, molto stretta, però da tanto. Sta spendendo
tanto in poco, ok? Perché ha poche società satellite. L'Inter ha società satellite nell'intero globo, ok? È una delle società che veramente ha tante scuole calcio Inter, ma ne ha veramente tantissime. Se tu guardi quante società ha l'Inter, tu dici, ma porca miseria, avrà 5-6 mila squadre, ma perché spendi tanti soldi e poi ti vai a comprare il giocatore che stai spendendo 20, 50, 80 milioni di euro da una società che non viene dalle tue e stai mantenendo? Capisci quello che ti voglio dire io? Certo, certo, perché e allora, la allora tifoseria, perché ti porta anche la pezzo di campione, allora levatele. Perché l'Atalanta invece riesce a fare questa cosa? Perché dedica poco ma buono. È inutile fare lo sfarzo di avere 5.000 società e poi devi comprare un giocatore che su 5.000 società che hai non trovi un campione. Però lì arriva la colpa anche a quello che diceva poco prima Roby, ovvero la deficienza, l'ignoranza dei tifosi stessi. Perché se l'Inter ti arriva con un ragazzo di 20 anni... Secondo me è l'incapacità di un presidente a non prendere determinate decisioni. Ma non solo, ma come fai a presentarti all'Inter o al Milan un giocatore magari che viene da... che non lo conosce nessuno dal settore del giovanile a 18 anni, fai una campagna acquisti con, diciamo, da giocatori giovani delle tue società satellite, ma il primo pareggio che viene fatto viene massacrato, viene mandato via l'allenatore, via ragione Roby, per esempio. Quello è un discorso di cui Roby ha pienamente ragione, che è la deficienza. Siccome noi ci passiamo molto spesso, cioè sono dei giocatori magari bravi, 22, 23, 24 anni anche, che però siccome non hanno nome, non hanno niente, non possono andare in certe società. La società ha bisogno anche del nome, perché il nome ti muove il merchandising, ti muove le magliette, vengono vendute certe cose, su quello hai ragione. Però torniamo sempre al solito discorso: se vuoi vincere un trofeo, così non ci riesci, perché c'è sempre quella società che spende molto di più di te. Ma parliamo un attimo del Paris Saint-Germain: ma quanti soldi ha speso il Paris Saint-Germain in questi anni per cosa vincere poi alla fine dei conti? O anche il Manchester City. Ecco, esempio come questi sono chiaramente esempi negativi, però sono anche frutto di che cosa? Dell'eccessiva visibilità che viene data al calcio e di tanta gente, come dice Roby, che per una passione loro se ne approfittano, sulla passione di tanti tifosi, e alla fine ti prosciugano come un limone. Ma come succede nel calcio, succede in tantissimi altri sport, tantissime altre cose, eh. Faccio un esempio stupido: a me piace andare a pesca, ma tanto si sa, un semplice cucchiaino che io posso comprare sulla Wish, che lo pago 10 centesimi solo perché nel negozio, stessa forma, stessi materiali, stessi cromature, tutto quanto c'è scritto Maver, lo pago 10 euro. Però cazzo, il cugino della Maver, cioè, per farvi capire, no? È più o meno come da noi si dice: che cazzo le comprate con le scarpe? Via dei Ceccarini, perché? Perché tu in Viale Ceccarini le cose costano di più, perché se in Viale Ceccarini a Riccione alla fine la stessa scarpa la compri nella via di dietro, la paghi la metà, però devi dire l'ho comprato in Viale Ceccarini, è la stessa cosa alla fine, no? Mi fai ricordare, Roby, alla volta... No, non ti ricordare niente, io lo sai cosa mi ricordo, Mauri? Che qua quando alla fine siamo sempre i soliti 3, 4, 5, 10 disperati che si fanno un buccio di culo grosso come una casa giorno e notte per cercare di tirare a campare, quando ci sono questi che devono essere dei modelli e sputano su quello che hanno. E poi essendo anche poi anche esempi negativi, ragazzi, e tanti esempi negativi. Torniamo a quello. Io invece vorrei fare un esempio positivo per tutti i bambini, tutte le persone che ci sono all'ascolto, che tra pochissime ore si devono... come dire, devono cominciare a battere il ferro, no? Devo tirarti lima perché c'è da fare. Ma se stacchiamo andiamo a dormire, che io ci sono. Prima di tutto questo, ragazzi, lo sapete che domani mi recherò a prendere la nuova macchina di Radio Carro? Molly. Nome? Molly. No, ci stiamo ancora ragionando su. A me mi piace Murphy. Non so se voi... Marfi. La Murphy, Radio Carro, la Murphy.
non lo so, cosa ne pensate? Sembra una malattia strana, una malattia venerea, Radio Carola Marti, non è che mi è la macchina di Radio Carlo, perché poi dalla nuova macchina, da quest'estate in poi, verrà fatta la radio lì dentro, chiaramente, no? Quindi è chiaro che diventa la macchina della radio. Maurizio, Radio Carlo, Viper, c'è sostanza. Ho capito, allora devo farci le strisce. Radio Carlo, la Marti. Allora, Mauri, io te l'ho detto un'altra volta, te l'ho detto qua, non lo so. Ti ricordi l'anno limit? Uh-huh. Ricordo, sì. Ecco, il suo nome è arrivato con il tempo. Anche questo mi serve aspettare. Perché per via delle vicissitudini che ci sono state, diciamo così, sì. Dai, no? Sì. Ha avuto il suo nome, Limit, è arrivato nel tempo. Allora, Over, ti racconto questa. Io avevo forse 16 anni, andiamo a pesca io e Maurizio in un lago vicino a Ravenna. Arriviamo lassù e non mi ricordo se si era rotto il guadino, l'avevamo dimenticata a casa. Avevamo montato la tenda, messo le canne in pesca, sei canne da pesca, e qualcuno doveva stare lì sperduti, incominciava a fare buio. Premetto, macchina senza frizione, che tu praticamente potevi lasciare la frizione, accelerare, la macchina rimaneva lì 20 minuti prima di fare mezzo giro di ruota. E Maurizio fa: come dobbiamo fare? Qua dobbiamo andare a comprare un guadino. Il negozio di pesca sportiva più vicino era tipo sulla statale Romea, ma sono stato a una quindicina di chilometri. Mauri, vado io? No, tu sei matto, dai che vado io, vado. Cioè, così all'improvviso io ho preso la macchina, sono andato. E questa è una delle tante, no? Che, se vogliamo dirlo, per quello è l'anno limit. Ma perché ha avuto tante altre storie, dal rischio di poi la settimana successiva andai con Ryan, un altro amico mio, andiamo allo stesso lago, uno o due settimane dopo. Sto coglione, gli ho detto: lascia la macchina qua che c'è la frizione mezzanotte, non la toccare. Sto ragazzo stupidone, che cosa ha fatto? Ha preso la macchina, è sparito con la macchina. Dopo un po' torna a piedi: Carro, si è rotta la macchina, bella scoperta. Abbiamo dovuto lasciare la macchina lì e tornare a casa con il treno. Praticamente sono dovuto andare due giorni più tardi con il carattrezzo a prendere la macchina, a fargli fare la frizione. Questo ragazzo aveva l'età tua, Roby, aveva altri un anno in più di te. Pensa un po' che differenza di capacità, di sensibilità. Uno mi ha spaccato la frizione e ha fatto 200 metri. Quell'altro invece se n'è andato in giro senza problemi, tornando a casa. Allora, adesso raccontiamo questo piccolo aneddoto. Partiamo con il camper per delle vacanze. Io ho la patente forse da 3 mesi, direzione Germania. Eravamo io, Maurizio, Luigi, grandissimo amico di Maurizio, nonché mio cugino, un altro nostro caro amico di Roma. Partiamo direzione Germania, fatto sta che questo ragazzo di Roma si dimentica la telecamera a casa, dobbiamo andare a Roma a prendere la telecamera. Aspetta, no, prima andiamo a Gran Sasso, no, prima andiamo sotto Pescara. Prima siamo andati, no, allora noi siamo partiti da Cattolica. Siamo andati fino a Vasto a recuperare questo ragazzo, da Vasto siamo andati a Roma, a Ciampino, perché lui abitava a Ciampino, in questa villa bellissima, e poi da Ciampino siamo andati sul Gran Sasso a fare la prima notte. Praticamente abbiamo fatto un giro di quasi 1000 chilometri, eravamo più lontani di quando siamo partiti. Sì. Questo posto dovevamo andare. Io ti ho detto, avrò avuto forse 2 o 3 mesi di patente, non di più. E fatto sta che chi guida, chi non guida, chi guida, chi non guida, guido io. Io mi sono trovato a guidare dentro Roma sul raccordo, tutto quanto. Per entrare a casa di questo ragazzo c'era da fare un vialetto che il camper ci passava un dito a destra e a sinistra con gli specchi chiusi. Ma tutto in retromarcia, perché poi dopo non riuscivi a venirne via, non c'era posto per girarsi. Detto, ne entriamo in retromarcia e ne esco all'avanti. Bene, chiedi a Maurizio come ho fatto con la retromarcia. Io mi ricordo solo che nessuno di noi ha avuto il coraggio di prendere il camper in mano e di provare a fare la manovra.
l'hai fatta te, basta, lo faccio io, chiudo. Non ci guarda, io e Luigi e Claudio si guardavamo in faccia, no, non ci provo proprio, ragazzi, non ci provo proprio. E invece tu te la sei fatta così. Ah, ma avremmo fatto in quei 10 giorni 5.000 km, qualcosa di simile, e 5.000 ne ha fatti 4.000 l'uomo, 3.500-4.000 ha fatti lui. Tanto è vero, io e Luigi si guardavamo e diciamo, se abbiamo il pilota automatico, guarda, o metti là e lui guida, ogni tanto gli dà una pirettina, gli dà una sigarettina e via, lui guida sempre, non ti preoccupate, porta sempre a destinazione. Dico, la vacanza ideale, dobbiamo neanche pensare a guidare il camper. Poi ce l'avevamo inventato il fatto che per guadagnare tempo, perché 10 giorni erano pochi, no, per fare tutto quello che volevamo fare, che praticamente guidavamo di notte. Quindi di giorno andavamo in giro, di notte Roby guidava, per cui praticamente non dormiva mai. Di notte andavamo in giro, di notte Roby guidava. Tant'è vero che a Peschiera del Garda, dopo aver mangiato, Roby ha avuto la pessima idea di mettersi a dormire. Si è messa a dormire perché chiaramente dopo 3 giorni non ne poteva più. Siccome eravamo arrabbiati, io e Luigi, abbiamo detto no. Allora, lui sono andato vicino, alza, ti mi ha mollato un calcio in bocca. Perché non voleva alzarsi. E dico, vabbè, mo te sistemo io. Ho chiuso tutto. Allora, un camper, parliamo di agosto, ok? All'una del giorno, a 35 gradi, ho chiuso tutto. Over, tutto. Sotto sole. Praticamente, ho chiuso il camper a chiave. Ho detto, vabbè, mo sto cazzo. Dopo tre ore e mezza, più o meno nel pomeriggio, dopo aver fatto un giro a Peschiera del Garda, il tempo per rendersi conto che era una cittadina molto carina, ci mancherà, molto pittoresca, ma anche molto chic, non adatta a noi. Quindi il tempo di tornare indietro, basta, partivo subito, e il camper era completamente fermo così. A me, a Luigi, ci è girato il sangue. Dico, ma quello sta ancora dormendo, quello è morto. Pensavamo fosse morto. Abbiamo aperto il camper e ci saranno stati 60 gradi da dentro. 60 gradi, lui dormiva ancora tranquillo, quasi niente posto. Cioè, quella volta non l'ha più fatta. Alle medie la mia professoressa mi diceva sempre: tu non farai mai strada nella vita con la testa che hai. Non ha capito un cazzo, più strada di così non riesco a farlo. Come quello che dice, ragazzi, per stare lontani dall'alcol e dalle droghe dovete lavorare quest'estate. E lui ci ha detto, professoressa, e io sono andato a lavorare, però ho bevuto più di prima, ma che mestiere hai fatto? Il barista? Vabbè, ragazzi, io direi che stiamo iniziando a delirare, possiamo avvicinarci alla chiusura. Abbiamo chiuso in bellezza, dai ragazzi, su. Abbiamo chiesto, questi racconti sono belli, sono ecco racconti di tempi lontani. Poi ragazzi, diciamo che è una cosa, che poi la vacanza del 2000 è stata molto particolare, eccetera, ma era il 2000. E per molti ragazzi che ci stanno ascoltando, chi ci sta ascoltando, può capire quello che sto dicendo. L'estate del 2000 è stata probabilmente l'estate più strana e scioccante che ci sia stata in quegli anni, perché era come se si viveva piano piano con quella pulce nell'orecchio che qualcuno ci diceva che nel 2000 finiva il mondo. Quindi paradossalmente, visto che l'estate del 2000, cioè nel capodanno del 2000, il mondo non era finito, c'avevi una botte, chiudo visto che comando io qua. Però è vero, Roby, c'era un'euforia nell'aria molto particolare. Il fatto che non era finito il mondo, che si andava avanti, portava un'euforia in giro. Io mi ricordo quell'estate è passata così, gente strana, matta, duro, che si andava in giro e si faceva quello che si voleva. Guarda, io ricordo di quegli anni che sinceramente mi ha toccato un attimino. Ci eravamo visti a Roma, Maurizio era rientrato dalla Germania, era rientrato, io ero arrivato da Reggio Calabria, che sono un periodo facevo servizio a Reggio Calabria. Ci siamo visti a Roma per un... No, è stato l'anno prima e l'anno... No. È stato quell'anno, Roby. È stato... quando ci siamo ritrovati a festeggiare la mezzanotte in centro, io e lui in macchina da soli, bloccati nel traffico, che praticamente eravamo in una rotatoria, saremmo stati fermi in mezzo a questa rotatoria che dentro ci stava il campo da calcio, da quanto era grande. Siamo stati tipo 4 ore bloccati dentro questa rotatoria e io mi ricorderò sempre questo ragazzo dentro l'ambulanza, sirene spiegate, non riusciva a muoversi,
da mezzo, non riusciva a venirne fuori. Noi avevamo questo ambulante di fianco che cercava, come tanti abbiamo provato ad allontanarci per far passare questa ambulanza, ma c'era talmente tanta gente che non si riusciva a passare da nessuna parte. Questo ragazzo è morto dentro l'ambulanza, fece scalpore anche questa notizia nei telegiornali, ancora me lo ricordo. Quello è una cosa che abbiamo visto, che non mi... Dal 99 al 2000. 99 al 2000. Esatto, è una cosa che purtroppo abbiamo visto e non mi sarebbe piaciuto vedere. Eh già. Quello sì. Eravamo a Piazza Re di Roma, stavamo bloccati lì, dovevamo andare in un locale, ma non c'era nessuna possibilità. Capirai, il giubileo a Roma nel 2000, una cosa, mi sembra che Roma si riempì con 20 milioni di persone, una cosa del genere, uscirono fuori i dati in quei due anni. Noi avevamo la possibilità, chiaramente essendo romani, di andare a Roma direttamente a passare il cazzo con la famiglia, ma invece siamo passati a passare in macchina, siamo stati, abbiamo dormito lì, mi sembra addirittura fino alla mattina. Sì, più o meno, sì. Più o meno, abbiamo dormito qualche notte, ragazzo. Siamo stati lì fino a verso le 5 o le 6, ancora nel traffico eravamo, sì, sì. Vabbè. Bene, andiamo in chiusura? Direi di sì, ragazzi, direi di sì, perché domani ho una giornata molto lunga io, molto molto lunga. Ultimale. Ah, un'ultima cosa, Over, domani c'è la semifinale di Coppa Italia, che dici? Ti alleno io domani, vado a fare la finalissima domani. Pensavo che partiva il treno di Robby, E invece non è partito. No, il macchinista si è rotto i maroni di fare avanti e indietro, cioè, ma sempre sta tratta, mi fai fare con i pneumatici binari. No, ma sinceramente, ma sì. No, sono troppo preso per i ragazzi domani. Certo. Non vedo l'ora. È da ottobre che sono fermo. Ci credo, anzi, fai anche un po' di fotografie, faccio un reportage, assolutamente. Poi raccontaci la tua esperienza in radio, mi raccomando, fai un bel intervento. Sì, ma soprattutto riempilo di fotografie, che tanto Maurizio fa come sempre a cazzo suo, guarda e non risponde, non ti preoccupare. Se uno rimane senza parole, no. Cioè, se vai avanti così rimani senza denti, te lo dico io. Va bene, dai. Andate in chiusura, ragazzi, fatela voi la chiusura, fatti i saluti, dai. Vai Roby. Allora, ragazzi, io vi ricordo di seguirci sui nostri social, sono divenuto, come dice il buon Alberto, che ci ha dato buca questa sera, non è voluto rientrare con noi, ma perché poverino il bambino si deve alzare presto domattina, quindi, come li chiama lui, seguiteci sui nostri social. Abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, abbiamo, com'è che lo chiama, non mi ricordo, no, scherzavo. Seguiteci su Instagram, su Facebook, su Twitter, che siamo tornati attivi anche sui nostri social. E seguiteci sul nostro sito radiocarro.sismonet.com, Sismonet scritto con la Y. Mandateci le vostre email a radiocarro@gmail.com. Seguiteci sulla nostra piattaforma di Spreaker. Seguiteci ovunque, mandateci le vostre mail, entrate nel nostro canale Telegram, Radio Carro. E che dire, ragazzi, un abbraccio grande a tutti, speriamo che questo calcio fallisca finalmente, così potremo fare una radio. Speriamo che questo Covid finisca, così da poter fare una radio diversa, da non poter sempre cadere sui soliti discorsi, no? Buona serata a tutti. Over. Anch'io saluto tutti, lo sapete che i miei saluti vanno sempre a tutte quelle persone che aiutano, in qualsiasi senso, in qualsiasi modo, anche a far attraversare una signora anziana per le strisce pedonali, quella è una persona fantastica perché in quel momento aiuta. Tutto qua, buonanotte a tutti. Io invece, come sempre, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici sulla guancia. Noi ci sentiamo, vediamo domani mattina, se domani mattina forse faccio io qualche minuto oppure no, altrimenti ci sentiamo la mattina successiva sicuramente. Se il tempo si sistema un pochino, speriamo di ritornare ad mettere una certa continuità, perché non so se lo sapete, ragazzi, ma i dati ci dicono che stiamo crescendo.
e la crescita sta avvenendo molto accelerata e molto veloce, quindi è giusto riuscire a dare una continuità alla cosa, dare anche un po' di serietà, e speriamo di riuscirci, che il tempo non sia distruttivo con neve, pioggia, ghiaccio che ha avuto negli ultimi tempi, che la Vibe riesca a tenere botta nelle prossime giornate, perché purtroppo ultimamente mi ha dato molto molto da lavorare, molto da fare, motivo per il quale ho deciso, poi abbiamo deciso un po' ascoltando qui i membri dello staff, di andare a prendere un'altra macchina che domani andrò a prenderla, quindi posteremo anche qualche... Non dire così, che ti dico, guarda te sto coglione che ascolta tre scoppiati che dico cambia macchina per far radio, cioè, ti prendo per dei pazzi, lascia perdere, non dire queste cose. Però è la verità, Roby, sinceramente, ma avete un po' tutti quanti rotto le palle da mesi, incluso chiaramente mia moglie, e alla fine diciamo che io gli ho dato un colpo di grazia, io la macchina, per poter dire la revisione non la passa, e quindi a questo punto è arrivato il momento di lasciarla, insomma. Certo, dispiace molto dopo aver fatto con la macchina oltre 300.000 km. È chiaro che dispiace, però d'altra parte giorni che mio figlio Roby Julian piange per questo motivo qui, che cambieremo macchina. C'è molto affezionata, perché quella macchina la compriamo quando nacque lui, la targa porta le sue iniziali, la sua data di nascita, e quindi lui è un po' dispiaciuto, ma come dico, tu lasci il vecchio per andare verso il nuovo, che è il nuovo e più moderno. Dico, quando vedrai la nuova macchina capirai perché si cambia e perché la nuova macchina sinceramente è un piccolo gioiellino. Con questo noi ci sentiamo, appunto, ciao a tutti, buonanotte! Ciao ragazzi! Radio Carro, la radio di Roma. Let me go astray now. Let me get astray. Let me go astray now. Let me get astray.